benvenuti a un altro episodio di MTGP by Magic of Lotus, un po' di lore e ruling come al solito. Oggi parliamo di interazione tra Blood Moon e Urborg. Allora, cominciamo con l'interazione che è semplice semplice. L'interazione potrebbe sembrare ovvia ai più esperti, ma ovviamente magari appunto chi è meno avvezzo non è così intuitiva. Allora, normalmente le due carte agiscono sullo stesso layer, quindi dovrebbe vincere l'ultima entrata, però c'è un piccolo problema. Urborg ha un rapporto di dipendenza dalla Blood Moon, essendo lei stessa una terra non basica, quindi lei perde il suo potere perché la Blood Moon glielo impedisce di avere, in quanto lei è terra non basica, e quindi nonostante sul piano dei layer siano sullo stesso livello, lei non riesce ad agire perché diventa una montagna non basica. E sostanzialmente anche le altre non sono paludi di conseguenza. Qui sostanzialmente vi blocca. Cosa possiamo dire interessante su questa carta? Allora, molte cose. Urborg è una landa maledetta, sempre ha avuto sfiga. Era la casa di Windgrace, una casata nobile andata in disgrazia. Poi parleremo anche del personaggio di Windgrace, magari un giorno. E inoltre lì, tomba di Yawgmoth, perché dove si è combattuta la battaglia finale contro il malvagio Yawgmoth, diventato dio di Pyrexia, che poi, morendo, ha ancora di più inquinato l'area, lasciandola per sempre maledetta. E alla prossima.